Ciao Tiziano, buonasera. Questa volta ne combiniamo un'altra, tanto per cambiare. Proposta laboratori. Racconta, racconta. Ma guarda, è una cosa che io faccio ormai da anni, questa cosa qui, quando faccio corsi frontali, perché ho visto che spesso chi ha fatto corsi di radiestesia, di radionica con me o anche con altri, perché poi l'importante è avere un minimo, minimo proprio di base elementare della conoscenza, sento che le persone sentono il bisogno di mantenere un filo, un collegamento, una connessione. Uno, per imparare sempre cose nuove, due, anche per chiarire dubbi, difficoltà e cose che hanno. Quindi io ormai sono tanti anni che nel corso di frontali che ho affrontato, propongo sempre un laboratorio, perché lo chiamo laboratorio, anche se si affrontano cose nuove, mensile, in maniera da mantenere un contatto e un filo diretto con chi ha già frequentato delle cose, senza che sia troppo impegnativo. Ed è Certo, quello dai. che Perfetto, io volevo proporre anche in questo ambito online, ecco. dai, facci vedere un po' il programma e raccontaci un po' di più queste serate, che comunque sono in continuità rispetto a quello che facciamo. Se vuoi passare alle slide successive, quindi questo è il programma. Si parte con la Queste sono un po' genesi. le tematiche che io ho selezionato tra le diverse tematiche che ho, anche perché qui si capisce che la materia ha infinite sfaccettature e quindi tutto può essere radionico, tutto non può esserlo, però ho cercato di tenere quelle cose che hanno un filo. Ho anche cercato di farle vedere dal punto di vista del radiestesista, del radionico, eccetera. Un Certo. primo incontro che faremo è sulla genesa. Vedete scritto da radiestesista radionico. Fantastico, infatti mi parla sempre di te anche Lorella, mi dice, ah, guarda che Tiziano ha fatto dei corsi con me, io ho fatto dei corsi con lui. Parte bene. Difesa radionica, qui c'è un manuale che io ho preparato, molto molto interessante, e farà parte delle esistenze, di equilibrio di chakra, una tecnica particolare, interessantissima, di Massimo Pisare, radionica per la casa, e lì ci sarà tutta una serie di cose molto innovative, e ho voluto affrontare i segni di Kobler, i segni di Kobler che sono una cosa affascinante, che secondo me non eccessivamente conosciuta, ma veramente straordinaria. Le frequenze sonore e colore, perché si possono abbinare benissimo con vecchie tecniche di Fratelli Cervonka e altre. E per concludere l'anno, non per concludere tematiche, perché le tematiche ne ho veramente tante, affrontate negli anni, i cerchi del grano in radio. Questo è un Bene. pochino il progetto da qui a dicembre, quindi per l'anno 2023. Io Fantastico. pensavo, Andrea, di fare due parole per ognuna delle Sì, tematiche. ti chiedo di essere super sintetico perché sai che poi gli amici hanno poco tempo come tutti, ma vai, 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 a te la parola, Genesa. Cercherò di essere il più veloce possibile, lo sai che a volte mi torna difficile, e quindi, anche perché le cose da dire sono veramente tante. Ma non mi fare il corso già così lì per lì. Niente, per Genesa, credo che Genesa un po' tutti la conoscete, sapete che è molto legata alla legge di attrazione, eccetera, eccetera. Io però volevo affrontarla, sì, anche da quel punto di vista, che è il punto di vista più conosciuto, ma anche dal punto di vista dell'equilibrio dell'energia personale, dell'equilibrio dell'energia dei luoghi, o l'utilizzo anche della genesa come strumento radionico, perché è uno strumento radionico in tutte le forme, ha emissione di onde di forma. Poi vi farò vedere tutta una serie di studi che io ho fatto sull'ambiente, sulle capacità, la vibrazione, quanto mi sta poco si muove, cioè ho fatto anche un lavoro da radionica e da radiestesista. Quindi una visione un po' diversa da quella che ho trovato generalmente su internet. Quindi Bellissimo, questo tanto per complimenti. farvi capire che la vedo da un'altra angolatura. Grande. Difesa e protezione da attacchi. Vai. Allora, questo un po' ne abbiamo parlato perché ha presentato i corsi con me, sia da anestesia che da radionica, di difesa e di protezione. Io credo che sia una cosa molto importante, perché l'operatore che lavora con le energie sottili
va in apertura quando lavora e a volte è un po' un concetto di difesa e di protezione è importante. E quindi mi ci sono messo con molto impegno, è già alcuni anni che ci sto lavorando attorno, e ho creato questo manuale, un manuale online, PDF, che sarà distribuito quando faremo l'incontro, insieme a te. E distribuiremo quando faremo l'incontro e qui ci sarà tutta una serie di tecniche ovviamente legate al concetto di difesa radionica, quindi con dei circuiti radionici, anche qualcosina di più, e ci saranno i circuiti, compreso il manuale, che verranno spiegati come utilizzare. È uno strumento che vedo che ha incontrato molto nei corsi che ho fatto per tutto veramente. E quindi mi piacciono queste croci templari, ci porti a fare dei viaggi nel tempo, vero? Anche ma la sapevano lunga i templari, in particolare la prima croce qui, che è quella del Santo Sepolcro, è una croce che ha una potenza paurosa, ne parleremo anche di questo. Max, sempre un omaggio al mio amico maestro Massimo Frisari, la tecnica dell'equilibrio di chakra che lui ha messo a punto, che è una delle tecniche più interessanti che io abbia mai conosciuto, spesso la inserivo nel corso di radionica, ma ho preferito metterla in un laboratorio specifico, è una tecnica che ci consente di fare, tra virgolette, tramite l'analisi di chakra, moltissime cose. Qui mi vedete all'opera mentre sto tenendo proprio un corso per insegnare come utilizzare praticamente il metodo. Vi posso dire che è straordinario. Straordinario perché consente di fare una forma, tra virgolette, diagnostica, una forma di analisi un po' delle situazioni, delle problematiche delle persone tramite l'analisi di chakra e poi ovviamente mi insegna anche un po' come mantenere questo equilibrio per un certo periodo di tempo. È veramente incredibile questa tecnica. Bello, questo sicuramente per tutti gli operatori olistici di grande interesse. E soprattutto per gli operatori olistici e per le persone che vogliono stare bene a livello personale. Certo. Che potete lavorare anche su voi stessi. Perfetto. Bene, passiamo alla casa, visto che noi casa, poi lavoriamo anche tanto sulla geobiologia. È il mio tema preferito, la casa, nel senso che io da tanti anni sono interessato a questi lavori sulla casa, come tecnico, come domoterapeuta. Qui vi sto portando la mia esperienza per cercare di riequilibrare tanti aspetti della casa che abbiamo affrontato in domoterapia quando ho insegnato, e utilizzando dei simboli e della radionica. Ci sarà tanta roba nuova anche per chi ha già fatto i corsi con noi. Qui sto facendo vedere come lavorare alcune delle tecniche che utilizzeremo anche per un corso che ho fatto proprio su questa tematica. E quindi è un aspetto che consentirà di migliorare non solo la vostra casa, ma anche la casa di persone che vi chiederanno di aiutarvi. Ci fai fare sempre dei giochi. E Cobbler? Due puntati su Cobbler, cosa ci racconti? Cobbler è una cosa molto lunga, su Cobbler non è eccessivamente conosciuto, nonostante secondo me l'estremo interesse che ha, è un qualcosa che riporta ai segni. I segni che possono essere fatti sul corpo. Sì. Una tecnica riscoperta nell'antichità, però lui ha messo in piedi un metodo, un sistema, una tecnica puramente radiestetica, che ci consente di fare un certo tipo di lavoro e serve comunque sapere usare almeno il tensor o il pendolo, perché i segni vanno applicati in maniera radiestetica nelle varie parti del corpo. Ricorda molto anche le firme di biogeometria. Sì, questo però è molto più semplice, questo ha una sua logica talmente semplice, i segni sono pochi ed è molto più facile da imparare. La biogeometria è straordinaria, però con tantissimi simboli, ma richiede un periodo di studio veramente molto più lungo. Lo so che tu semplifichi tutto, sei l'artefice mago della semplificazione.
Vai, quindi due puntate su questo, ci sarà un sacco di roba da dire. Sia sul corpo, qui sono qui che sto facendo quasi una lezione sulla biogeometria, cominciando a lavorare su una persona, perché non può vedere se si lavora, perché ovviamente è anche operativo. Voi sapete che noi leghiamo anche diversi filmati quando si fanno le cose. Ovviamente quel laboratorio non dimenticherò i filmati, ma si lavora anche sulla luce, sono anche tecniche per lavorare sulla luce, sempre con i segni di Fogler. Andiamo verso la conclusione del percorso, faremo un lavoro sui colori e sulle frequenze sonore. Frequenze sonore e colori sono un antico cavallo di battaglia dei radionici, tant'è che la chiamavano metrosonica, una variante della radionica, è una variante molto antica che è stata in parte abbandonata, però è ancora validissima e qui ci sarà l'ausilio di uno strumento che è ormai improbabile se non da persone che come me hanno conosciuto Massimo, e qui metteremo un suo prezioso manuale proprio di come utilizzare i colori su tantissime problematiche del corpo lavorando con diverse forme, quindi spiegherà di volta in volta, sto cercando un po' di rielaborarlo questo manuale, ma solo nella forma, non nella sostanza, perché la sostanza è veramente interessante. Questo è uno strumento molto prezioso che potete trovarlo solo perché fatti i lavori come me. Mi piace molto tutta la parte dei colori, come ben sai, li utilizzo continuamente. E mi sono divertito a testare tantissime piante per capire quali sono i colori preferiti, eccetera. Quindi spero di trovare anch'io dei riscontri. Ottimo, grazie. Sì, diciamo che la parte veramente eccezionale di questa parte è questo manuale che noi vedremo. E per concludere, uno strumento eccezionale che sono gli strumenti, sono un lavoro con i cerchini della neuroavionica. Io ho preso spunto dal lavoro di Anna Maria Bona, quindi non venderò certo per mio questo lavoro, però ci ho lavorato parecchio, lei ha creato tantissimi circuiti grafici, che sono quattro libri pubblicati, ce ne sono alcuni che sono stati strautilizzati, e noi cercheremo di utilizzarne una parte, soprattutto cercare di vedere come utilizzarli, e questi io li uso da tantissimi anni, e vi posso garantire che i risultati ci sono, perché in realtà queste figure sono geometria sacra di una potenza incredibile. Quindi io vedi poi sono stato molto veloce stavolta, sono riuscito a battere me stesso. Fantastico, grande, sì. Grande. Poi mi concludi con questa geometria sacra, proprio in questi giorni mi parte un corso su questo argomento. Queste sono le date, quindi da aprile, il martedì. Teniamo il solito martedì, che è il nostro giorno classico. In continuità con quello che stiamo facendo. E abbiamo la versione, diciamo, primavera estiva, perché in estate, giugno, luglio, agosto, o giugno, luglio, alle 21, settembre anche, pausa di agosto, e poi si ritorna alle 20:30, ottobre, novembre, dicembre. Bene, bene, sempre 2 ore di laboratorio. Ecco, quindi la domanda è, tranne sulla genesa, chiaramente devi poter... Almeno saper usare il pendolo. Ma c'è il corso base nostro, come minimo. Quindi... Ma al di là di quello, ovviamente questo non è aperto ad operatori, solo che hanno fatto corsi con me. Tutte le persone che sanno tenere in mano un pendolo è aperto, sono tematiche molto interessanti, e quindi credo che possono coinvolgere anche persone curiose. Poi noi l'idea che avevamo, Andrea, se ricordo bene, era quella di non dire, uno può fare anche una lezione sola volendo. Certo, sì, sì. Terremo la possibilità di fare una lezione singola oppure tutto il pacchetto, e presto ci sarà il prodotto sul sito per prenotarsi, come al solito, per i nostri amici e i nuovi. Siete tutti benvenuti, se avete domande scriveteci. Grazie Tiziano, grazie sempre. Buona serata e a presto. Ciao.